Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla vicenda ENI, ieri vertice a Palermo. Presente il governatore Rosario Crocetta, l'amministrazione comunale, i rappresentanti sindacali e i vertici nazionali di ENI. Si è parlato della copertura degli ammortizzatori sociali, dell'anticipazione dei cantieri ENI e di quelli che verranno attivati utilizzando i 32 milioni di euro delle compensazioni. Vediamo. Il caso Gela, ci riferiamo all'ENI, è stato al centro di un vertice che si è svolto alla presidenza della regione siciliana, convocato dal prefetto di Caltanissetta. Presente il governatore Rosario Crocetta, l'amministrazione comunale, i rappresentanti sindacali e i vertici nazionali dell'ENI. Si è parlato della copertura degli ammortizzatori sociali, dell'anticipazione dei cantieri ENI e di quelli che verranno attivati utilizzando i 32 milioni di euro delle compensazioni. Grazie ai sindacati, all'amministrazione, si è avuto un confronto con tutte le parti coinvolte nel protocollo d'intesa e nel progetto più ampio di un futuro di Gela con l'accordo di programma. E ci sono state diverse aperture nell'immediato per poter garantire gli ammortizzatori sociali e soprattutto per poter garantire invece dei lavori che possono partire subito, lavori che possono partire subito grazie sia sui 32 milioni previsti per le compensazioni che verranno così spese nel territorio di Gela, ma sia con un programma di infrastrutture immediatamente cantierabili che il Comune a breve presenterà alla Regione per essere finanziate. Parliamo di strade, parliamo finalmente di rete fognaria, rete idrica, parliamo di quelle opere che possono consentire a Gela di poter avere un volto diverso ed avere quelle infrastrutture che possono creare un'economia reale per il territorio. C'è stata questa apertura da parte del Presidente Crocetta e noi la sfrutteremo in pieno, ma comunque la cosa importante è che continui il dialogo con tutte le forze presenti nel territorio per avere un obiettivo unico, il rilancio di Gela, pensando a un futuro per Gela e non rimpiangendo quello che abbiamo avuto fino a qualche anno fa. Il presidente della regione Crocetta ha preannunciato per Gela, ma anche per Termini Imerese, una politica di opere pubbliche contando su progetti esecutivi su indicazione dei comuni. Entro martedì, ha dichiarato il governatore, potrei consegnare già alla presidenza del Consiglio dei Ministri le opere cantierabili nel giro di un anno da finanziare nell'ambito del patto per la Sicilia. Con l'incontro di oggi si è voluto puntualizzare l'impegno politico della regione siciliana, diciamo, generato sul presidente della regione, volto agli interessi del territorio. Abbiamo visto diverse aperture, sicuramente la nostra richiesta è che politicamente si faccia un indirizzo in merito ai ministeri e in merito allo Stato centrale per quello che deve essere il ruolo di Gela nel futuro. Mi riferisco principalmente al polo energetico green e al polo della logistica sul Mediterraneo. Sono due attività prevalenti che possono portare benefici al territorio, intendendo con questo non solo il territorio di Gela. Quindi è chiaro che il Presidente della Regione dovrà intestarsi politicamente questa battaglia nei confronti dello Stato centrale affinché i fondi importanti possano essere investiti a Gela sulle bonifiche e sullo sviluppo. CGIL, CISL e UIL continueranno a monitorare il protocollo del 6 novembre del 2014 con l'augurio di non ripiombare nella solitudine di questi mesi, che di certo aumenterebbe la tensione tra i lavoratori che invece hanno bisogno di risposte concrete da tutte le forze politiche. La Giunta Municipale di Gela ieri sera ha approvato la delibera per la gestione pubblica del servizio idrico integrato. La decisione, già annunciata nella recente campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, si avvale della facoltà prevista dalla legge regionale numero 19 dell'11 agosto scorso. Il primo cittadino di Gela, Domenico Messinese, adesso auspica che l'ARS sappia modificare senza stravolgerla la norma dopo l'impugnativa del Consiglio dei Ministri. È comunque una strada che percorreremo, ha dichiarato il primo cittadino, contro le lobby che hanno mercificato un bene primario come l'acqua. Così come recita poi la delibera, nel Nisseno la gestione del servizio pubblico con la creazione di un ambito territoriale corrispondente alla estensione del territorio dell'ex province non ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla legge di una maggiore razionalizzazione ed economicità del sistema. Inoltre, l'esperienza
della privatizzazione dell'acqua ha dimostrato come solo la proprietà pubblica ed il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscano la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future. L'atto è stato immediatamente esecutivo e adesso passa al vaglio del Consiglio Comunale. Ieri sera la Giunta Comunale di Gela inoltre ha approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche che sarà presentato nelle prossime ore. Il servizio di elevazione scolastica a Gela non è ancora partito, creando notevoli disagi. L'amministrazione comunale deve fare in fretta. Il grido d'allarme giunge dalla Fircams CGL, che questa mattina, dinanzi all'assessorato alla pubblica istruzione, ha inscenato una protesta. Ci hanno sempre detto che si iniziava e invece oggi siamo al 13 e ancora non sappiamo quando inizia il servizio. E dunque, così facendo, le lavoratrici rimangono a casa. In effetti non c'è solo un problema delle lavoratrici, che è gravissimo, perché parliamo di lavoratrici che in effetti vivono in un'estrema situazione di povertà, ma soprattutto questo incide dal punto di vista civile in questo paese, dove le mamme che lavorano e le famiglie che sono impegnate non riescono a poter lasciare i propri figli nel tempo prolungato, quindi con un grande disagio per circa 1600 famiglie che potrebbero soffrire di questo, che vorrebbero soffrire di questo servizio. E addirittura c'è un altro effetto ancora che penalizza ed è grave, che non essendoci tempo prolungato le scuole non possono chiamare i docenti a lavorare, perché non essendoci doppi turni non vengono chiamati. Quindi è una situazione grave e non mi pare possiamo esprimere un giudizio negativo su come è stata condotta. Bisogna fare in fretta, è negato, hanno detto, il diritto alla sopravvivenza delle famiglie e delle lavoratrici che da sempre hanno svolto il servizio. Noi veramente ogni anno pensiamo che è l'anno migliore, che tutto dovrebbe andare bene. A quanto pare invece col tempo ci ritroviamo a pensare che ogni anno va sempre peggio. Non era mai capitato che noi iniziassimo, cioè che ad oggi al 13 novembre non sappiamo neanche quando e se inizieremo. E ogni anno si ripete la situazione. Noi facciamo di tutto per iniziare, non diciamo i primi di ottobre, ma quantomeno a metà ottobre. Quest'anno poi è stata esagerata, siamo arrivati a metà novembre e il 15 dicembre sicuramente finirà la mensa scolastica, perché iniziano le vacanze di Natale, quindi non sappiamo, notizie ogni giorno veniamo, quasi un giorno sì, un giorno no, qua al comune, ci dicono è tutto pronto, però poi all'atto pratico non è nulla pronto. Quindi tutte le ragazze telefonano ai rappresentanti sindacali, vogliono avere delle delucidazioni, noi diciamo no, è tutto pronto, stiamo per iniziare, invece non succede così. Cambiamo argomento. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6.30 sulla Gela Catania, nei pressi della diga Rendo, a pochi chilometri dal bivio per Piazza Almerina. Coinvolte due auto ed un furgone. Un vigile del fuoco di 42 anni, gelese, è stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto ad un TAC. Ci sono inoltre due persone ferite, anche se le loro condizioni non sono preoccupanti. Controlli antidroga a scuola da parte degli agenti del commissariato di polizia di Gela con l'ausilio di unità cinofile provenienti da Palermo. Si è tacciato uno dei più grandi plessi scolastici esistenti nel territorio, l'istituto Ettore Majorana di via Pitagora. All'interno di un garage privato è stata trovata una busta in cellophane con all'interno 12 involucri di carta stagnola contenente marijuana del peso complessivo lordo di 21 grammi, denunciato un giovane di 23 anni che ha confessato il possesso della droga leggera. I servizi straordinari saranno intensificati e realizzati nel corso di tutto l'anno scolastico. Appunti di Sicilia e eccellenze della nostra bellissima terra, ce ne sono davvero tantissime, se ne discute oggi grazie ad un incontro che avete organizzato insieme agli studenti. Sì, oggi abbiamo invitato un giovane scrittore che è anche un giornalista, di recente ha vinto la borsa di studio che viene proposta appunto dall'Ordine Giornalisti, è stato il vincitore in assoluto a livello regionale. Ci faceva piacere averlo perché intanto è un esempio di un giovane che, pur facendo un altro mestiere, ha passione per la scrittura,
alla lettura, e perché poi, oltre ad essere un giornalista, è anche uno scrittore. È uno scrittore agrigentino, quindi uno della mia terra, ma Gela e Agrigento ormai sono legate da un forte fil rouge, diciamo. E naturalmente l'ultimo libro che lui ha pubblicato l'anno scorso con una casa editrice agrigentina è Appunti di Sicilia, come sottotitolo appunto Eccellenze della Sicilia. È un libro fatto con brevi flash racconti in cui appunto parla delle eccellenze territoriali, ma anche delle eccellenze di uomini che si sono distinti. Nel suo viaggio alla scoperta delle eccellenze siciliane, che cosa l'ha entusiasmata di più? Allora, ho scoperto un'isola meravigliosa, un'isola continente. Nel sottotitolo infatti ho fatto riferimento a questo, perché la nostra è un'isola che ha tutto: ci sono i ghiacciai, ci sono le temperature altissime di Lampedusa, abbiamo colline, abbiamo rocce appuntite e abbiamo i siciliani. Siciliani siamo 5 milioni di persone completamente diverse. Mi ha entusiasmato questa diversità e l'unicità di questa diversità. Noi siamo una terra splendida, disgraziata, martoriata, però assolutamente unica, e ho voluto in Appunti di Sicilia far venire fuori nelle 150 pagine tutte queste particolarità. Francesco Pira, la Sicilia è la terra davvero delle eccellenze, dotata di un patrimonio naturalistico e paesaggistico straordinario. Che cosa non funziona allora in questa terra? Non funziona il nostro modo di raccontarla. Noi abbiamo delle forme di lamentazioni che sono eccessive rispetto, per esempio, alla capacità che abbiamo di comprendere le cose bellissime che ci circondano, ma che, siccome le vediamo molto spesso, pensiamo che ci sono dovute, e quindi a volte non riusciamo nemmeno a salvaguardarle. Credo che questo incontro di oggi è importante, perché rivendicare un'identità siciliana conta soprattutto nel momento in cui ogni giorno le cronache parlano della Sicilia come una terra dove non funziona nulla. Ecco, il libro di Antonio Fragapane ci fa capire che c'è una Sicilia dove ci sono delle cose che sono veramente di eccellenza, ma che non siamo capaci poi tutto sommato di valutare bene. Il consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra, è intervenuto sul metodo da utilizzare per la scelta dei revisori dei conti. Mi fa piacere notare che il sindaco abbia capito la proposta di Forza Italia sposandola, dice Scerra. Mi spiace solo che arrivi in ritardo. Mi chiedo però come mai questo orientamento non sia stato utilizzato anche per la scelta dell'organismo revisore della SRR. Scerra inoltre avanza una proposta. Mi auguro che la stessa scelta venga adottata per le commissioni consiliari, evitando inciuci, trasversalismi, e si garantiscano le minoranze. Anzi, proprio per evitare sospetti, proporrò, dice Scerra, la rotazione della presidenza delle commissioni ogni anno. Preside, oggi è gran festa all'Enrico Solito, ci sono diversi plessi che celebrano l'arrivo dell'autunno. Sì, per noi adesso è diventata una tradizione, diciamo. Già dall'anno scorso abbiamo sperimentato come primo momento di grande incontro, come prima verifica di una scuola che parte, che è partita a settembre, di realizzare questa festa dell'autunno, che a Cantina già abbiamo realizzato come festa di San Martino. Oggi qui invece ci sono i ragazzini e i bambini piccoli, sia dell'Enrico Solito infanzia e primaria, ma anche della Paolo Orsi e dell'Ortisi. La cosa più bella è il sorriso di questi bambini, si respira un'aria davvero molto bella, un bel chiasso. Sì, è vero, c'è tanto chiasso, però è il risultato, dico, della sinergia tra docenti, genitori, alunni e tutti quanti insieme, perché la festa è il risultato di un grande lavoro. Preside, la cosa più bella è anche la collaborazione con i genitori. I bambini si sono trovati a lavorare con le mamme, con i papà, con gli insegnanti, tutti insieme, in un bel gruppo allegro e festoso. Sì, assolutamente. Abbiamo, diciamo, con l'aiuto delle mamme, le mamme hanno creato dei laboratori all'interno della scuola, sartoriali, diciamo così, tra virgolette, anche se si trattava di carte e nastri, e poi hanno anche allestito dei laboratori di cucina, hanno già realizzato dei tavoli imbanditi con il ben di Dio, tutto ciò che riguarda proprio l'autunno, ed è anche un bel modo per fare apprendere ai bambini in modo semplice, naturale, quali sono sia le attività, sia
diciamo, tutti i frutti dell'autunno e anche cosa si può realizzare. Uno spettacolo teatrale di carattere sociale con la partecipazione di Salvo La Rosa e Litterio si terrà lunedì prossimo alle 12 nella sala teatro della Casa Circondariale di Contrada Balate a Gela. L'iniziativa è stata progettata con la collaborazione della Proloco. Un corso zero di greco per gli studenti delle terze medie lo ha promosso il liceo classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri, veri e propri laboratori di greco antico. Le iscrizioni sono aperte. Si tratta di un corso zero, totalmente gratuito, che i docenti di greco offrono ai ragazzi delle scuole medie, anche di seconda e terza media, in modo di avviarli alla classicità. Non tanto all'orientamento, che c'entra pure, però a capire l'importanza delle lingue, perché se il liceo classico ha una peculiarità è quella di fornire agli studenti che lo hanno frequentato un metodo di studio. E questo metodo di studio ha la sua radice proprio nello studio delle lingue, del latino, del greco, dell'inglese, dell'italiano, ma particolarmente del greco, che si fa solo al liceo classico. I corsi, lo ricordiamo, gratuiti, sono curati dai docenti di greco del liceo. Il corso sarà strutturato a partire da incontri concordati con gli allievi e penso per 8-10 ore, ma forse a 10 ore non arriveremo, insomma faremo massimo 7-8 ore, e con piccoli gruppi di allievi. Chiaramente ci inseriremo tra le attività pomeridiane che i ragazzi fanno il pomeriggio, perché ciascuno di loro fa tante cose il pomeriggio, e quindi costruiremo su queste loro esigenze il gruppo massimo di 10 allievi percorso, che insomma seguirà questo percorso formativo in compagnia di docenti del liceo classico. E come è nata l'idea di avviare questo corso? Ma i ragazzi sempre meno hanno occasione, soprattutto negli ultimi anni, di confrontarsi con le lingue classiche nel percorso loro della scuola media, perché chiaramente le esigenze sono molto diverse da quelle che avevano i ragazzi fino a una decina di anni fa, e quindi ci sono meno occasioni per poter riflettere sul modo in cui la loro capacità logica e la loro capacità lessicale, espositiva e argomentativa si sia formata. E per rispondere a queste esigenze e per rispondere anche a tante curiosità che i ragazzi hanno manifestato negli ultimi tempi, di conoscere prima di iscriversi eventualmente e di conoscere indipendentemente dal fatto di iscriversi, di conoscere insomma i fondamenti di questa lingua che è alla base della nostra cultura, alla base del nostro essere. I primi 100 giorni dei 5 Stelle alla guida della città di Gela, i primi 100 giorni del sindaco messinese, il primo bilancio della giunta pentastellata al timone della città del Golfo. Tutto questo al centro della puntata di Agorà, che andrà in onda questa sera su Canale 10 a partire dalle 21, con il primo cittadino Domenico Messinese, alcuni giornalisti, direttori di estate locali, assieme al conduttore Franco Gallo, analizzeranno l'operato del sindaco di Gela e della sua giunta in questo primo scorcio di esperienza amministrativa a 5 Stelle. Appuntamento dunque a questa sera alle 21 con Agorà ed i primi 100 giorni del sindaco, con i suoi tormenti, i suoi progetti, i suoi risultati ottenuti e quelli soprattutto che si dovrebbero e vorrebbero ottenere da una intera comunità. Sogni, speranze, delusioni ed aspettative in una città sotto i riflettori del rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico di Canale 10. Vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Benvenuti, seconda parte del telegiornale. Si terrà sabato 21 novembre alle 20:30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wiz, che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte CESMA. Il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis o nella piccola casa della Misericordia dal 15 al 21 novembre, la spesa per chi è povero. Una missione internazionale per la pace trasformatasi in una vera e propria tragedia. Accadeva 12 anni fa a Nassiriya, in un attentato terroristico in cui persero la vita 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito e 2 civili. Nel ricordo di tutti coloro che sono morti al servizio della patria, l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ugolini di Caltanissetta ha organizzato una messa celebrata da padre Vincenzo Giovino, parroco della chiesa di Borgo Petilia.
Autorità civili e militari insieme nella sede dell'associazione presieduta dal luogotenente Francesco Mannelli per ricordare l'impegno delle 19 vittime italiane che lo scorso 19 novembre 2003 hanno dato la vita in quella che doveva essere una missione di pace. Era l'operazione Antica Babilonia contro le forze armate italiane che dal 2003 al 2006 ha provocato la morte di circa 50 vittime, di cui 25 italiani. A Nasiriya erano andati loro per una missione di pace, non per la guerra, e sono stati barbaramente uccisi da un autotreno pieno di esplosivo. E sono morti in 12, è successo il 12 settembre e novembre del 2003, e quindi quest'oggi ricade la 12ª ricorrenza della loro... Quindi noi, come il Presidente della Repubblica ha letto, scritto nella sua lettera, noi festeggiamo e facciamo questa messa in memoria di questi caduti proprio per ricordare a tutti quanti che non si cade così innocentemente senza nessuna colpa. Però una volta che è successo, questo deve servire per tutte le popolazioni future, e noi per questo in questo momento stiamo facendo anche, inaugurando una memoria, l'angolo della memoria. L'angolo della memoria non è altro che avere il discorso di questi martiri di Nasiriya e di tutti gli altri morti, dal vice brigadiere d'acquisto a tutti i martiri fino a questo momento. Quindi tutti poi questi noi li pigliamo per un scopo didattico, perché tutte le classi e tutte le scolaresche sono invitate a venire a visitare queste cose. Sbarca in Sicilia l'Atlante italiano dei conflitti ambientali con un tour che vedrà coinvolte le città di Catania, Gela, Licata, Niscemi e Ragusa. La tappa di Gela si svolgerà domani alle 10.30 presso il centro congressi di Macchitella. Sarà presente Salvatore Altiero, attivista dell'associazione A Sud e del centro di documentazione sui conflitti ambientali. Gli incontri vedranno protagonisti i comitati territoriali che si battono per un altro mondo possibile. La pagina del cinema è The Martian, Il sopravvissuto, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Gela. Sono due gli orari, 18.30 e 21.30. E saranno Mariangela D'Abraccio e Blas Rockaway i prossimi protagonisti della stagione teatrale all'Eschilo. Appuntamento previsto per domani alle 17.15 e alle 21.15. Porteranno in scena Cancun. Per informazioni rivolgersi al botteghino di Piazza Salandra dalle 18.30 alle 20.30. E comincia mercoledì 18 novembre la stagione teatrale al Cineteatro Antidoto di Macchitella. La compagnia Antidoto si esibirà in A Briscola 2x2. Si tratta di due atti di Tiziana Guarneri. Appuntamento alle 21.30. Lo spettacolo sarà proposto anche giovedì 19 novembre, sempre alla stessa ora. Per informazioni c'è un numero telefonico 0933 822707. Ripetiamo 0933 822707. Con la pagina dedicata al cinema e al teatro noi chiudiamo l'informazione di oggi. Vi ricordo che servizi e notizie possono essere rivisti attraverso il nostro portale tg10.it, e vi ricordiamo sempre che il televideo della nostra emittente è costantemente aggiornato. Abbiamo concluso, grazie e arrivederci.